Ci sono, arrivo, eccoci qua! Ciao Don Roberto! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa! Ci vuole un qualcosa di forte, bene! Questa è una proposta shock! State bene attenti! Un prodotto unico! È bello! Lo senti? Ti dà i brividi! Ti dà gioia! Questo prodotto è... È una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, va bene. Ce n'è una, vieni Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte, no babbo, non è possibile, no babbo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Amici di Formula Italian Team, sono qui e per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento, ci arrivo. Mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerti sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch, infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo. Ma Luca, sei serio? Allora corro subito! Ma non scherzare, dei regali, assurdo! Ma chi se ne frega delle Master, io vi saluto! Ciao ragazzi! E quindi non perdete tempo, andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento o iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti, anche Prime, perché se avete Prime e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito! Sì, vabbè Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo, ci vediamo su Twitch.
questa qualifica bella frizzante, che sì, con la pioggia ho visto un ribattimento di fronte, ma anche tanti errori, c'è da dire dei ragazzi sesta, settima, ottava posizione. Ricky, Matipuzzo hanno preso molta più acqua, hanno fatto molto meglio di altri che hanno lanciato una serie sul traguardo. Invece le immagini sono come sempre proposte dal buon Simone Fracchiolla in Artes Dam. Buonasera. Ciao Andrea, buonasera a tutti. E invece nella stanza dei bottoni, anche se questa sera non ci sono giri richiesti, il buon Andrea Badolato, che è arrivato a pelo. Salve signor Andrea Badolato. Ciao, sono ancora col giubbotto, che sono interessato. Molto bene, magari apriamo un piccolo assunto su Instagram e diamo consigli di moda alle meglio di noi. È una scena non bellissima da vedere. Andiamo alla gara. Molto bene, allora in questo momento sono rientrati tutti ai box. Credo che la qualifica, a meno di diciamo sorprese, sia chiusa qui. Perché la pioggia sta copiosamente arrivando sul circuito austriaco e quindi vedremo se magari smetterà e riuscirà ad asciugarsi nei 12 minuti e 37 che mancano in questa qualifica. Raffa, siamo la Prime League quest'anno è in realtà la prima ad arrivare al dopo il giro di boa, sostanzialmente di Silverstone, decima gara dal paddock, praticamente un Fara temutissimo a livello sia di passo che di qualifica che di guida eccetera eccetera dai suoi acerrimi rivali, però in questo momento Gallians è stato un pochettino più svelto ed è andato a piazzarsi là davanti. A proposito dell'estezza, non era stato nemmeno male Alex Pilotino, che dovrebbe avere tuttora, se il lifetime non sta mentendo, anche il record nel T1, è stato tra i primissimi a scendere in pista. Non lesto Emis nel trovare il giusto spazio, c'è stato un po' di impeding con Robby nel T3, quindi una qualifica decisamente complicata, e che è ciò che poteva servire ad Emis, River, lo stesso Gallians, che l'ha sfruttata benissimo, per cercare di recuperare qualche punticino su Fara, che come vediamo dalla grafica in sovraimpressione in questo momento viaggia con 13 punti di vantaggio, quindi questa sera possiamo ancora, è ancora in ballo effettivamente anche il titolo, diciamo, di campione d'inverno, praticamente quello di metà stagione, anche se siamo già nella seconda metà, visto le 18 da schedule, da calendario, e siamo già alla decima qui al Red Bull Ring. Bravo Gallians, non dovrebbe migliorare, anzi dovrebbe arrivare un temporale dal lifetiming nei prossimi 10 minuti, quindi i piloti che adesso andranno con l'intermedia a trovare un po' di feeling in vista di un'acqua che nel finale di gara potrebbe tornare a presentarsi. Molto bene, quindi siamo arrivati al decimo giro. I piloti vanno in pista con le gomme intermedie, potrebbe essere un monito per quello che riguarda il magari il meteo che ci sarà in gara, una prova un pochettino più costante su quello che riguarda magari il bagnato. Intanto buonasera a tutti dalla chat, il buon Matteo Geraci in arte Kaiser Matt, il nostro ingegnere che fa ingegnere a tantissime squadre dei campionati pit, ci scrive Gallians come Magnussen, incredibile il paragone con quello che accade non più di un mesetto e mezzo fa in Brasile a Magnussen, e invece pole position il buon Flaminio. Io stavo facendo una cosa perché purtroppo siamo arrivati in questo momento, buonasera, lo scrivo anche in chat, però vorrei che lo facesse lei, caro signori Rossi, l'annuncio. Guardi in chat perché non voglio autoannunciarmi. Ma che gentile. A parte c'è un messaggione di Chill di Max Basile che lo devo recuperare, leggerlo sì, con calma. Però anche ovviamente grazie al buon chissà chi sarà. Il buon Minuti TV. Abbiamo troppi nickname in effetti sui social, mentre comunque in pista i ragazzi stanno prendendo il ritmo con il bagnato. Non facciamo soltanto salotto, sarebbe la prima pole per Gallians, quindi un po' alla volta poi andiamo a snocciolare per bene. Comunque grazie Doc ovviamente l'abbonamento 9 ore fa, quindi non eravamo nemmeno in live. Crazy Europe per il follow. Ludo 20 ore fa, no, alle 2 di notte è arrivato un follow. Non so se eravamo, no, era finita la master, quindi anche nel mentre che siamo offline. Recupero un messaggio di Chill.
che approfitta dell'ultimo prefestività della Prime, a cui sono affettivamente legato, al 2017, che in questa settimana è stata l'avanguardia di fit nei circuiti, per fare i migliori auguri di vero cuore a tutta la vostra variopinta comunità. Ad Andrea e Marco, collaudati timonieri, e con loro a tutti quelli che si spendono per il nostro divertimento. Ad Alessandro ce ne sono parecchi: Luca, Andrea, Raffaele, Matteo, Simone, Ernesto, Lorenzo, Jacopo, e spero di non dimenticare nessuno. Grazie mille, Cil, perdonatemi la mia un po' di stressia, ma anche che lo leggo in piccolo perché lo spazio per la chat è minuscolo nella visione da stream manager, diciamo, per mandarvi soprattutto le pubblicità come questa. Adesso chi non è abbonato si becca 30 secondi di pubblicità. è per pagare le coppe e il dominio a fine stagione, non per altro. Quindi condividi con Twitch Prime, è gratuito, dai. Sono partiti intanto dei meme, ovvero i grazie a te famiglia, incredibile, bellissimo. Siamo arrivati effettivamente sotto Natale. Intanto io vorrei andare a ricordarvi che abbiamo il live tracker per vedere magari quali sono i tempi che fanno i piloti con le gomme intermedie. Lo sto andando ad aprire proprio ora per magari avere, se ci sarà la lobby bagnata in gara, andare a vedere quali sono i rapporti di forza magari per il Gran Premio. Ovviamente la prima pole di Gallians 17606 sarebbe veramente molto molto studiata, molto molto bene, anche perché è difficile con l'ansia che si ha di fare il giro buono nel primo giro praticamente d'uscita, perché poi magari hai la pioggia che non ti fa replicare il tempo. È stato molto molto bravo, e anche comunque vediamo praticamente sette piloti in mezzo secondo, ovvero da Pharao Cerberus che è in 1.09.215 in seconda posizione, fino ad Alex Pilotino in 1.09.787. È anche vero che in questa situazione e soprattutto in questa pista i distacchi non sono mai stati abissali, anche con condizioni normali, però è un sintomo di una Prime che, come sempre, quando arriva verso metà stagione si inizia un pochettino più a equiparare il tutto. Mamma che controllo di Robby intanto in curva 1, stava andando a perdere la sua V13. Ha toccato troppo il cordolo interno, ha fatto veramente un gran salvataggio il pilota compagno di squadra di Pharao Cerberus. Siamo purtroppo orfani questa sera di parecchi piloti, perché mancano le due Alfa Romeo di Upip e di Tartaruga 88, mancano le due McLaren di Simo e di Doctor Who. Purtroppo c'è stato il ritiro dell'ultima superstite quattarosa, che era Elena Marina in arte di Ammar. Dopo mi dispiace tantissimo il ritiro di Fedecart, speriamo che possa tornare, o che ci ripensi al fatto di ritornare con noi in pista in Pro League. E comunque, e poi aspetta, forse Samu Vip non c'è questa sera, e quindi una lobby rimaneggiata a 12 piloti. Raffa, un circuito, io lo definisco sempre un circuito da pit bike sostanzialmente, perché si gira veramente molto molto veloci, in 1.07 addirittura con la pioggia, ma si è visto anche negli anni scorsi arrivare al minuto e tre in qualifica. Tre zone di RS consecutive dal primo rettilineo, diciamo, del traguardo, da curva 1 fino a curva 3 e poi da curva 3 fino a curva 4. Difficile fare la differenza, però bisogna essere comunque lesti. Aspetto quest'anno si possa fare la differenza, visto che effetto Venturi, molto grip a centro curva, difficile la trazione. Magari chi non si è ancora trovato in queste prime 9 gare della stagione potrebbe avere anche far fatica a tenere il passo nonostante le pressioni di DRS, quindi perdere facilmente quel secondo. Tuttavia in media campionati siamo 14-16 piloti in ogni categoria, quindi anche essendo l'ultimo credo ci sarà la possibilità per i vari piloti di restare accodati, divertirsi, fare
71 giri al 100%, 35 se non vado errato questa sera, quindi ho 34, ogni tanto il gioco fa delle curle. 36, ok. Allora in questo caso lo aggiungono. E dai, ci sta, l'ho vista personalmente. Fa sempre, hai ben detto, poca selezione, personalmente non è che c'è questo grande fascino, però è una delle poche che ormai è rimasta, che segue anche ciò che è la natura, no? È la pista che si è adattata al contesto, non è stato come gli Yongam o i circuiti, quello Buddha, che hanno appiattito essenzialmente una collina, oppure Abu Dhabi, che non c'era nulla essenzialmente, potevano fare ciò che volevano, tutto piatto. Le vecchie schiene d'asino di Mugello. Sì, purtroppo il Mugello anche quello non ce l'abbiamo. Comunque queste piste, Imola, insomma, sono tracciati ormai anche storici per quanto riguarda l'Europa, e sorprende anche che magari continueremo a vederli, vista la continua evoluzione a livello di sicurezza della FIA e ovviamente anche a livello monetario, insomma. Oltreoceano girano decisamente più investimenti, dovrebbe essere già, tra l'altro, poi primo circuito, il primo appuntamento per l'anno prossimo nella Formula 1 2023, quindi gli investimenti prossimo anno anche a Las Vegas, quindi fa bene, ecco, che ci siano ancora queste piste, sebbene questo in particolar modo non sia così selettivo. E soprattutto lo Sail l'anno prossimo, perché sì, se Las Vegas è un altro circuito cittadino che si va a aggiungere alla schiera dei cittadini che sono arrivati addirittura a 5, se non mi sbaglio, tra Monaco, Baku, Singapore, Las Vegas, e me ne manca uno, non mi ricordo, forse non c'è, quindi 4 o 5 circuiti cittadini sicuramente saranno molto molto larghi. Le strade di Las Vegas sono degli aeroporti in confronto a quello che stiamo vedendo adesso. Sono molto curioso di vedere come sarà Los Ailes, perché Los Ailes è, anche se è vero, non c'era niente, quindi ci hanno fatto sopra una pista, ma sembra uno dei pochi tracciati fatti nuovamente un pochettino più tecnico degli altri, anche se ovviamente devono mettere un po' mano ai cordoli, perché se vi ricordate nel 2021 ci fu, nel 2020 scusate, ci fu una gara dove, no, nel 2021 dove Alonso arrivò terzo in gara, e ci fu una strage praticamente di pneumatici che si andarono a bucare sui cordoli, perché effettivamente la Formula 1 là non ci aveva mai corso, aveva fatto sostanzialmente sempre la presenza in MotoGP. Comunque, grazie a Davide Padoam per il follow, quindi grazie mille. Mister Tony, buonasera a lei. Sempre molto contento di vedere nuove persone. Intanto c'è stato il ritiro di Ezio in uscita da curva 4. Credo che sia stato coinvolto anche Dawson, perché l'ho visto arrivare molto molto lungo. Le vetture iniziano a non stare in pista. Vedevo prima che sia Fara che Gallias comunque giravano sostanzialmente uguali in 1.14.7 e 1.14.9. Invece gli ultimi due giri Fara è ritornato ai box, mentre Gallias ha girato in 15.4, quindi sostanzialmente sta iniziando a diventare più da full wet la pista, perché il temporale si è abbattuto. Io purtroppo ho brutti ricordi di questi temporali, e la gara in cui Alonso è salito sulla DeLorean, il buon Flavio ci scrive dalla chat, assolutamente sì, assolutamente sì, è stato molto molto bello. C'è ancora in pista Gallias che continua, 15.8 per lui. Vediamo, sta arrivando anche Ricky Bizzo, che tutto sommato sta girando uguale. Intanto prendono bandiera il buon Fara, Matti Puzzo, Dawson, F1 Italian Robby e Alex Pilotino. C'è anche Emis che sta andando a chiudere il suo giro. Andiamo a vedere quanto chiude Ricky Bizzo, che adesso a curva 9 va verso curva 10. Un Ricky Bizzo che è stato veramente una grandissima wildcard, chiude in 16.8, un secondo di differenza da Gallias. È stata una grandissima wildcard, un grandissimo entrante Raffa, perché ha fatto vedere in Portogallo, poi non andò benissimo, però a Silverstone diciamo ha messo la ciliegina sulla torta.
Reiki Bizzo, in particolar modo, anche quello con la mescola dei intermedia, ha diciamo un po' sofferto un adattamento. Come ritmo è stato sempre su un 15 medio, un miglior tempo un 13,6, 13,5 invece la 13,580 la precisione, a parte Matipuzza è la migliore prestazione fatta registrare sulla mescola intermedia. 13,9 Fara, non è riuscito ad andare sul 13 Gallians, è rimasto per qualche giro sul 14, poi anche lui si è assestato su un 15 medio, il più costante. Mi duole per gli altri, assolutamente Fara, che ha appena messo la mescola intermedia 13, 14, 16, 14, 14, quindi un 14 medio alto per lui e un 16 immagino di ricarica. E dovesse, la pioggia arriverà in gara, è prevista verso il finale, dovesse arrivare, non sia mai, magari Fara ha anche optato per un setup più carico, che potrebbe essere estremamente controproducente nella prima parte di gara, potrebbe essere inghiottito dal gruppo con un Reghibizzo, un Matipuzzo che dopo qualche serata da dimenticare, anche qualche assenza, torna in pista e speriamo lo possa fare nel migliore dei modi. Dawson di nuovo in top 5, Robby lo troviamo di sesto, Emis quel primo giro non so se avrà qualcosa da ridire a Robby, perché sono separati solo i due millesimi e sulle ultime due curve Robby diciamo è rimasto un po' in mezzo, erano entrambi nel loro giro, è ovvio che Emis arrivava più sprintoso probabilmente. Molto bene, quindi andiamo a dare un'occhiata alla griglia di partenza. Gallians e Fara partiranno dalla prima fila in prima e seconda posizione, Reghibizzo e Matipuzzo in terza e quarta, quinto e sesto per Dawson e F1 Italian Robby, settimo e ottava posizione per Emis e Alex Pilotino, River Marathon in nona posizione, Leopoldo in decima e poi arrivano undicesima e dodicesima posizione per Ezio e Naspaz, che hanno concluso il loro giro con la gomma intermedia. Non so se il buon Andre ci sente e ci vuole dire qualcosa sui tracciati dell'anno prossimo, dato che abbiamo sollevato la questione intanto che le vetture iniziano ad andare sulla griglia di partenza. Che ne pensa, signor Badolato? Eccomi qua, dicevi il tema? Scusami che ero un po'... No, dato che stavamo parlando di tracciati, effettivamente il buon Raffa ha detto che questo qua è uno degli ultimi tracciati a seguire le colline, le sinuosità della natura. Cosa ne pensi di Las Vegas e di Los Ailes? Perché secondo me Los Ailes può essere un buon circuito tecnico. Las Vegas, un altro cittadino che si aggiunge, non lo so. Sì, ci aggiungo anche il discorso anche della modifica poi di Monte Carlo, non so da quando sarà effettiva, che cambierà qualcosa. Aspetta, perché ci sono ancora 5 gru che stanno tirando sui gli ultimi palazzi e poi devono fare ancora le strade, quindi se ne parla. Il circuito di Las Vegas, onestamente, dalla forma diciamo che particolare, ecco, diciamo, mettiamola così, perché ci sono dei punti, diciamo, delle rettilinee brevi con delle staccate importanti, prevedo che i sorpassi là saranno anche, diciamo, più accessibili, onestamente. Invece Los Ailes? Io ancora non ti devo dire la verità, sono piuttosto ignorante in materia, mi devo andare un attimo a vedere il circuito perché ancora non ho avuto modo onestamente di andare a vederlo, ti dico la verità, ecco. Beh, sicuramente un circuito molto tecnico con un tracciato molto ampio, ricorda Bahrain alle volte, però, sì. Però è stato da Tilke, no? Non lo so, credo di no. Però è molto molto bello secondo me, sperando, come detto prima, che abbiano rimodernato i cordoli, perché girandoci sempre nel MotoGP avevano bisogno di cordoli un pochettino diversi, un pochettino più alti, e lì invece le Formula 1 andavano a bucare i pneumatici. Speriamo, vediamo, vedremo, chi vivrà vedrà. L'anno prossimo penso che sarà il mondiale, quello reale, poi quello virtuale vedremo, con più circuiti, se non dico male, ci sarà il record, non mi ricordo di quanto. Se non mi sbaglio 24 Gran Premi, quindi saranno tantissimi e comunque rimangono sempre tre motori, ma qua poi si va a divagare sulle storie di motori, tre motori, quattro motori, cinque motori, quindi si aprirebbe un altro tema. Comunque le vetture stanno andando sulla griglia di partenza, andiamo col giro di pronostici, l'ultimo dell'anno, il buon Raffa cosa ci dice? Tutti gialla tranne River sulla morbida e andiamo con Fara campione d'inverno. Simo? Io dico Gallians. Andre?
Io vado su Ricky allora. Molto molto bene, io come sempre rimango super partes, dalla chat fateci pervenire i vostri pronostici. Intanto le vetture stanno arrivando in curva 10, vedremo, perché là davanti è subito lotta d'alta classifica con Gallias e Fara che partiranno appaiati in curva dalla griglia di partenza. Ricky Bizzo, un grandissimo debuttante, dopo la vittoria a Portimão partirà in terza posizione. Matti Pu, che dovrà cercare di tenere il passo per cercare di aiutare il suo pilota, il suo compagno River Marathon, che partirà con la gomma soft. Là dietro invece partirà Dawson, buonissima qualifica anche per lui, di nuovo top 5. Poi Roby, la prima delle colonne portanti di questa Prime League. Emis, che dovrà cercare di fare una remontada incredibile, e di fianco a lui partirà il suo compagno di squadra. Poi River nono, decimo Leopoldo, undicesimo Ezio e dodicesimo Naspaz. I semafori si stanno accendendo, attenzione a curva 1 e soprattutto a curva 3, perché la staccata è molto perentoria. Attenzione, si spengono i semafori e parte il Gran Premio di Austria con buono spunto subito di Gallians, che va a difendersi dall'attacco di Pharao Cerberus. Si apre un 5 wide, addirittura ho visto 5 macchine in una curva che cercavano di sorpassarsi. La spunta Emis addirittura, che dalla settima posizione prende la sesta, e anche River che da nono passa a settimo. Intanto Matti Puzzo e Ricky Bizzo si scambiano la posizione, grandissima la staccata di Matti Puzzo che cercava di sopravanzare il pilota dell'Alpine, ma è riuscito a difendersi in trazione. Invece dietro c'è un po' di scambio con Leopoldo che fa passare Naspaz e Alex Pilotino che passa Robby, e quindi si va a prendere la nuova posizione. Ezio, grande partenza anche per il pilota della Ferrari. Intanto Antonio X ci scrive 100% Fara, il mio amore, incredibile. Arriva la torsida per il pilota Mercedes, che ha già preso 7 decimi nei confronti di svantaggio, ovviamente nei confronti di Gallians. Attenzione, no, Robby in uscita. È arrivato larghissimo, è forse un contatto con Alex Pilotino a questo punto, a meno che non sia impattato contro le barriere e poi decollando la vettura è tornata abbastanza lontana dalle barriere. E lì proprio nel reale, lì andò a muro un'altra Mercedes, se non mi sbaglio quella di Russell, in qualifica, quindi si rivela una curva che molto... Hamilton in qualifica? Hamilton. E Russell all'ultima curva? Se non vado errato, forse... Comunque, è una curva che alla Mercedes sicuramente non piace, mettiamola così. Purtroppo anche nel virtuale non c'è stata nessuna safety car, quindi le vetture continuano a girare con Dawson, che è l'unico... Era l'unico a essere sopra il muro del secondo, è riuscito a ricucire il distacco. River invece è a 4 secondi e 9 dal gruppetto di testa, chiamiamolo il sestetto là davanti, perché in questo momento sono tutti nel codone di tutti quanti. Questo sicuramente darà un pochettino di fastidio a Emis, perché non riuscirà a passare Dawson. Vediamo che fa. Ha girato Emis, ultima bomba, in piena traiettoria. Curva 9 in realtà, tra curva 9 e 10, lì si prende il cordo all'esterno, facile andare in trazione lì quando si richiama un pochettino di acceleratore, facile andare in spin. Lui che ci ha detto ovviamente di avere un pochettino di problemi quest'anno, soprattutto con i potenziometri, vi ricordo sempre che lui corre anche in quinta stagione. Ricky... Non so se è stato toccato da Matti Puzzo, perché era una zona strana, davvero a centro curva sembrava più una toccata da dietro da parte di Matti. Anche in curva 3 comunque è molto molto difficile la trazione, e quindi ci potrebbe stare... attenzione, lo fa ripassare Matti Puzzo quindi Dawson si infila ancora prima di curva 5, va a prendere la posizione a Matti Puzzo. Credo che dopo questo sfilo... potresti aver ragione, Raffa, ovvero una toccata da dietro. Si è reso conto Matti Puzzo magari di essere arrivato un pochettino lungo. Ricky Bizzo fortunatamente non ha danneggiato la vettura, si è reso conto e l'ha fatto ripassare, ecco. Sì, anche perché dal direttore gara Marco Colmaster arriva l'avviso per la collisione tra Matti Puzzo e Ricky.
Scusami, ma Farah si fa molto molto minaccioso nei confronti di Gallians. Hanno preso ovviamente 2 secondi e mezzo dopo il battibecco che c'è stato in curva 3 tra Ricky Pizzo e Matti Puzzo, e quindi la battaglia si fa incandescente là davanti, perché Gallians in questo momento si deve difendere da un Farah che in questo momento sembra un pochettino più brillante. Ricordiamo che comunque ci sono 3 zone di DRS, quindi è molto molto facile tenere il codone della vettura che sopravanza in quel momento, e quindi diciamo che comunque Farah non ha mai avuto problemi in quanto pasto di gara. Gallians invece deve cercare in ogni modo di ostacolarlo o magari anche di farlo passare e fargli spendere un pochettino di ars per vedere se cercherà di scappare e poi magari riprenderlo, ecco. Anche se Gallia mi sembra molto molto pimpante questa sera. Intanto si chiude il 5° giro dei 36 previsti sul circuito di Spilker. Ricky Bizzo 1:07 e fa anche il giro veloce in 1:08.578. Incredibile il pilota della Alpine, che ha recuperato tantissimo. Era 2:03. Intanto Farah si fa vedere nei confronti di Gallia. Farah in questo momento ancora verso curva 4 non si fa vedere. Dawson ha tentato un attacco su Ricky Bizzo, non ci è riuscito. Devono cercare di collaborare i piloti in terza e quarta posizione, anche se Matti Puzzo è comunque alle loro spalle, non sotto al muro del secondo per poter utilizzare il DRS. In questo momento invece li è andati a riprendere, quindi complimenti a Matti Puzzo. 6 secondi e 1 per River Marathon, deve cercare un modo per risalire la china. Si ma sono un po' stuzzicati. Scusami, hai visto se l'attivo principale ha sopravanzato Ezio, forte difficoltà per il secondo pilota che va a seguire alla mano della scuderia di Maranello. 11 secondi dalla vetta in questo momento per Envis, con ovviamente un test a guida. È un peccato per Envis, un grosso peccato. Partiva si settimo, aveva fatto una buona partenza, intanto Farah si fa vedere nei confronti di Gallians. Vediamo se tenta la staccata nei confronti del pilota, va all'interno Farah, miglior trazione di Gallians, grandissimo a preparare la difesa in questo momento il pilota della Ferrari, che ha, non dico costretto ma quasi, il pilota della Mercedes a fare una traiettoria un pochettino più stretta, quindi in trazione è riuscito a difendersi egregiamente. Questo ovviamente, intanto Dawson ha preso la terza posizione, che in questo momento è a 1:07 dal pilota della Mercedes e dal duo di testa. Occhio a bettegarsi un pochettino troppo là davanti, perché comunque tutto sommato i piloti di Dawson, Ricky Bizzo e Matti Puzzo sono molto molto vicini. 1:06, basta una toccatina, un errore, un'entrata un pochettino più folle, un pochettino più maschia a farli rientrare in zona DRS e lì poi portarseli nello zainetto per i restanti 29 giri che mancano nel Gran Premio di Austria. Ora non comprendo il ritmo di River, sta precipitando nei confronti di Matti Puzzo. 9 secondi, arriva Emis, lo svernice sul tiro principale, non ha danni almeno dal lifetime. Più che altro Ricky Pizzo che sta sprofondando, perché adesso viene attaccato da Matti Puzzo. Credo che sprofondare sia 1:03. Intanto c'è stato un attacco di Farah, l'ho visto dalla visual, dall'onboard di Dawson. C'è stato un attacco di Farah sempre nella stessa maniera in cui l'aveva fatto il giro prima, e quindi in questo momento ha trazionato male e Dawson continua a fare 1:03. Intanto dietro Ricky Pizzo e Matti Puzzo, quello che stavo dicendo prima, devono evitare di bettecarsi troppo. Chi si sta bettecando tantissimo sono Emis e River Marathon, che escono assieme da curva 4. Riesce a passare il pilota della Williams e adesso vediamo se continueranno con questa battaglia, anche se River ha perso tantissimo, 8 decimi addirittura da quando ha 3 secondi per Matti Puzzo. Tanto grazie a Edoardo Benelli per il follow, grazie mille, continuate così a supportarci perché FIT continuerà a farvi vedere questi campionati. Rafa, è inspiegabile River. E anche perché adesso sta soffrendo anche nei confronti di Ezio, ma è proprio piantato sul dritto, non vorrei che abbia un setup estremamente da bagnato
ma è una pioggia che almeno dai dati che ci arrivano, insomma, dalle telemetrie, dai vari informatori anche nelle colline austriache, intanto Ezio riesce al sorpasso, no, va lunghissimo, quindi ripassa River con l'incrocio e comunque non ha completato il sorpasso stando in pista, e la pioggia è prevista tra una trentina di minuti, è abbastanza tardi visto che il ritmo è sul minuto e 9 secondi l'ultimo giro da parte di Gallez. Intanto il buon Edoardo ci chiede come si fa a partecipare, se si può, è arrivato prontamente Flaminio con punto esclamativo iscrizione, segui la guida che ci sarà quando aprirai il link e ti verrà detto tutto tutto quanto. Intanto ovviamente là davanti Farah in questo momento sta continuando a punzecchiare il buon Gallians, e Dawson è arrivato in zona di DRS, 9 decimi nei confronti dei due là davanti, non ha avuto però il DRS in questo punto, con Farah che si fa di nuovo vedere in curva 3, tenta la staccata, arriva un pochettino lungo, una sportellata tra Farah, Cerberus e Gallians, con Gallians che ripassa Farah, che credo si sia reso conto che aveva sbagliato un po' il punto di staccata. Questo fa sì che Dawson ritorni nella partita, e addirittura anche Ricky Bizzo e Matti Puzzo. Farah nel lasciar passare Gallians ha messo due ruote sull'erba, fosse stato il 2021, esploso il fondo alla posteriore, arrivederci, finita. Il 2021 è stato un gran capitolo, specialmente per i colori Lavazza. Intanto là dietro Matti Puzzo è l'unico che non è riuscito a riprendere il DRS, mentre Ricky Bizzo si è di nuovo incollato al posteriore dell'as di Dawson. Vediamo se Farah continuerà a punzecchiare Gallians, che sta facendo veramente una difesa molto molto corretta, molto buona, traziona benissimo dall'uscita di curva. Intanto Ezio passa a River. River si era fatto sulla destra per entrare in box, Ezio lo è andato ad affiancare, contatto solito, no? Con Ezio che ha preso la traiettoria ideale, River che stava rallentando, posteriore destra di Ezio, con l'anteriore sinistra di River, testa coda per Cristian Rivero, sembra senza danni, però ulteriore tempo perso, il danno c'è leggero sulla sinistra per l'anteriore. Peccato per attualmente in griglia secondo pilota della Ferrari. Matti Puzzo ha completamente perso il passo che aveva nei primi giri, 1 secondo e 7 di distacco da Ricky Bizzo, ovviamente dietro a Emis a 10 secondi e 4, ha anche 3 secondi di penalità purtroppo. River esce adesso dai box, monta gomma media il pilota della Red Bull, una strategia che, come diceva prima benissimo il buon Raffa, sembrava un pochettino azzardata, dato che la pioggia sembra attualmente non arrivare, perché viene data a mezz'ora da adesso, però ecco, è sembrato un po' come il Tia Prince ieri con la soft e tutti gli altri con le gomme medie, oppure come Scarso Nico con la soft e tutti gli altri con le gomme medie a Silverstone. Da gomma soft che quest'anno non sembra performare tantissimo. Intanto là davanti Dawson viene passato. Errore di Dawson. È arrivato lungo per evitare di centrare Farah, è andato lungo e ha passato Ricky Bizzo. E quindi Ricky Bizzo si erge di nuovo in terza posizione. Dicevo, una gomma soft, Raffa, che non sembra essere bellissima in gara quest'anno. Nico, Scarso Nico, almeno in Gran Bretagna quei primi giri è riuscito a farli. Intanto 3 secondi per Farah. Per Farah o Cerberus? Vabbè. Attenzione. Aveva due avvisi. Ha girato Matti Puzzo. La stessa curva dove Farah ha preso l'avviso. È un peccato per Matti Puzzo, che fa sempre una buona qualifica, il pilota della Red Bull non riesce a raccogliere quel che semina in gara, purtroppo. Ovviamente la costanza pian piano aiuta e arriverà sicuramente, l'importante sarà non demoralizzarsi. Per il pilota Red Bull con Emis dietro che tira delle staccate pazzesche, è un casino. Farah ha beccato Gallians, si è rotto l'ala e l'ha fatto girare il pilota della Ferrari, incredibile. No. Questo è un peccato, una macchia nera che finirà sul curriculum di Farah. Stava facendo una gara tutto sommato d'attesa nei confronti di Gallians, lo stava punzecchiando, cercava in ogni modo di passarlo.
un attacco un pochettino di foga, e questo fa sì che purtroppo Gagnon sprofonda in quarta posizione. Vedremo se col passo riuscirà a tornare là davanti, che ci sono praticamente, non sono più debuttanti ma sono novizi, sia Ricky Bizzo che Dawson in prima e seconda posizione. Eh sì, infatti ti volevo dire che con questo danno in testa di Gagliels rischiamo di avere i primi quattro nel campionato, quindi Farah, Emis, Gagliels e River fuori dal podio, e del podio magari anche Matikuz, forse dopo questa coda, dopo questo testa coda, però anche lui 3 secondi potrebbe riuscire a rientrare. Vibox, Farah o Cerberus, Kumard alla nuova. Quindi anche dai dati che hanno in casa Mercedes non sembrano voler tirare questa gomma media anche gli altri piloti fino alla pioggia. Ecco, io sarei molto curioso di stare nel party Alpine con Ricky Bizzo e Ernesto, Mr. X e chi fa da ingegnere. Ernesto vuole dirci qualcosa, siamo ben propensi. Perdonami, perché queste danno si trascinano fuori sull'erba ruotata. No, che brutto, un po'. Qua la MotoGP con la moto quando passò praticamente sulla testa di Rossi tra Vignale, non vado errato. No, era Morbidelli e Zarco si centrarono prima di curva 3 e la moto di Morbidelli andò a passare a millimetri dalla moto di Valentino Rossi. Intanto Ricky Bizzo va ai box. Forse credo che non serva più anticipare quello che vogliono fare in casa Alpine, perché va a montare una gomma, un'altra gomma media, un'altra gialla. Secondo me allora è giusta la pioggia che arriva. Attenzione, è perché effettivamente in quel di Portimao, quando la pioggia sembrava non essere prevista, ovvero era prevista ma per la fine della gara, 2 gomme medie lì per Ernesto, 2 gomme medie qua per Ricky Bizzo, che si mette davanti ad Ezio, quindi pista libera con la sua nuova mescola. Il cielo non è più così limpido come prima, vedremo, perché io purtroppo lo devo dire, ma un Alpine su 2 gomme medie che era prima non è finita bene poi in quel di Portimao, quindi speriamo che Ricky Bizzo possa fare molto molto meglio. Intanto vedremo cosa farà il pilota numero 95 della Alpine. Dawson quindi completamente solo in quel della testa del gruppo, 3 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di Gagliels, che non sembra avere il passo per cercare di andarlo a riprendere, perché era 2 secondi e 7 in questo momento, 3 secondi e 4 nei confronti di Dawson, che addirittura trova il primo doppiaggio davanti a sé, perché c'è Leopoldo che arriva lungo purtroppo in curva 3. Vediamo se fa passare Dawson. Sì, sta facendo sfilare Dawson e quindi si risolve. Non ha preso neanche il DRS, quindi per Gagliels questo è una buona notizia. Intanto ci dice Flaminio: bel disastro questa sosta con la pioggia in arrivo. Per Farah sì, è un bel disastro, magari poteva montare anche lui un'altra gomma media. Vedremo se magari là davanti cercheranno addirittura di tirare molto molto lunga questa mescola a banda gialla. 14 giri nella 50% degrado, molto molto più accentuato ovviamente che nella 100. Vedremo quale filosofia, tanto bandiera gialla nel terzo settore, no, è Leopoldo che fa passare Gagliels, quindi non c'è nessun problema di ritirati ali o quant'altro. C'è stato purtroppo il contatto tra Naspaz e Alex Pilotino, che ha preso anche 10 secondi di penalità per aver tagliato curva 3. Rimuovibilissimi. Tanto Ricky Bizzo 1.08.099, giro più veloce della gara in questo momento, 2 secondi e 5 di distacco da Matikuz. Se riesce a rientrare nei confronti dei Emis, che attualmente è in terza posizione, e poi si fa molto molto interessante la storia, perché là davanti sicuramente dovranno stare attenti e calmi a gestire la gomma se vogliono tirare questa gomma media fino alla pioggia. E invece Ricky Bizzo deve sperare che non ci sia, che arrivi la pioggia. La pioggia arriverà tra 10-15 minuti, quindi non lo so, 10 giri, 10-11 giri, aspetta, si gira in 1.08,
fai 15-16 giri. Dovrebbe arrivare nel finale, mettiamola così. Perché è una pista breve, insomma, prima abbiamo citato la MotoGP, se non vado errato Binder ci ha vinto non fermandosi, l'anno scorso Mike Mai ci ha vinto non fermandosi con la pioggia che entrava proprio nel finale, quindi è coraggiosa ovviamente la scelta di Riki Bizzu di non quindi rispettare la regola del cambio di mescola, più lineare quella di Fara, deve sperare che effettivamente si bagni intorno al 30° giro. Già andare oltre, già dal 33° io rischierei di andare fino in fondo di una slick, se ho rispettato la regola. Ma gli altri devono fermarsi comunque. Sì sì, Dawson, Guardians eccetera devono fermarsi per forza tutti quanti tranne Fara. Se dovessimo arrivare al 33° giro, che la pista non è ancora completamente bagnata, siamo all'inizio, Fara potrebbe prendersi questo jolly, intanto qui si prende un rischio in trazione appena dietro alle spalle di Ezio. È anche vero che con una gomma hard andare sotto la pioggia è molto difficile. Intanto bandiera gialla, credo sia Leopoldo. Sì, Leopoldo con le anteriori sporche è andato magari a fare un lungo in curva 4. Leopoldo deve stare anche lui tranquillo, perché arriverebbero credo i primi punti, se non vado errato, per lui, o se no comunque arriverebbero dei punti questa sera, perché è in 11ª posizione. Purtroppo abbiamo avuto solo un ritirato, che è Robby, e tutti sarebbero andati a punti. Attenzione intanto, perché dietro Riki Bizzu è andato a riprendere Matti Puzzo ancora prima della staccata di curva 3, va a prendersi la terza posizione, la quarta posizione scusate, e a tiro Emis, che in questo momento è in terza posizione. E occhio a Riki Bizzu, perché se riesce ad arrivare intorno ai 5 secondi rispetto agli altri, e poi può tentare anche di andarli a riprendere, perché è vero che in questo momento devono sperare tutti la pioggia. Intanto Ezio va a passare, Fara o Cerberus va a passare Ezio in staccata di curva 4. Dicevo, è vero che lui deve sperare nella pioggia, ma devono sperare anche là davanti in Dawson e Gallias, che Riki Bizzu non gli arrivi dietro, e pregare nel santo della Pirelli che riescano a tenere queste gomme e non bucarsi. Sì, dovessero allungare fino alla pioggia da uso le Guardians, nonostante il semi testa quota per il contatto con Fara, per Guardians sarebbe un ripescare, un raddrizzare questa gara in maniera più che gestita sulla gomma. Ci vorrà ancora, io credo, una decina di giri. Non penso che la media possa arrivare in condizioni sane, ecco. Ovviamente traziona meglio qui Riki Bizzu e va a passare ancora prima di aprire il DRS il pilota della Williams Emis, che in questo momento deve cercare di riuscire a tenere il codone dell'Alpine di Riki Bizzu. Emis per tentare di magari rosicchiare qualche secondo sia là davanti che dietro, ovvero al buon Faro Cerberus, che in questo momento è sesto con la gomma hard, 3 secondi di penalità, però con questa gomma hard che è molto molto fresca, 6 giri, sicuramente lui potrà andare fino in fondo. Vedremo come si svolgerà la gara, anche perché in questo momento andiamo a dare un'occhiata al distacco dal pilota di testa. In questo momento Guardians e Dawson, se dovessero fare una sosta, sarebbero tranquillamente davanti a Faro Cerberus. Non so per quanto, però potrebbero. Oh, intanto al piombo. Attenzione, è arrivata la pioggia. Sono on board con Riki Bizzu, ho visto qualche gol. È arrivata la pioggia. Niente, noi continuiamo a voler fare i giuliacci della situazione, caro Hiroshi, e non ci becchiamo mai di questo. È un palese complotto da parte di Lopez, che aveva programmato l'app per mostrarci la pioggia. Si è girato River in curva 9, fa passare tutti quanti doppiato addirittura il pilota, è passato anche l'ex pilotino nei confronti di River, va a prendersi la nona posizione. Occhio, perché a 3 secondi, anzi 2 qualcosa, 2 secondi e 1, in questo momento sono 2 secondi, 1 secondo e 9 nei confronti di Nasdaq. Oh,
e si è bagnato subito, attenzione, perché allora là davanti addirittura sia Dawson che Gallians hanno la possibilità di andare tranquillamente ai box e non essere passati da Ricky Vizzo. Mamma, Alex Pilottino, che difficoltà con queste armi. Così tranquilli, perché Gallians sta prendendo mezzo secondo su Dawson, da 1-8 se non cresce 2. Sì, no, io dicevo che... Sì, quello è ovvio, però tirone di Guardians per cercare di, anche magari ai box, cercare non so che, sperando. Ammicchete, porti male. Esatto. Molto bene. Guardians e Dawson, io credo che dovrebbero andare ai box in questo giro, perché se hanno disabilitato il DRS vedo continuamente... no, Emis è arrivato lungo in curva 4. Dentro ai box. Emis lungo. Ai box là davanti sia Dawson che Gallians. Emis purtroppo lungo in curva 4. E questo Gallians può passare dritto. Che rischio. Stava puntando le barriere in discesa. Ancora più incredibile. Calma con l'acceleratore. Va bene che abbiamo aperto gli eventi di Dirt Rally 2.0. Magari nel post gara vi diremo di più. Però ecco, così è anche un pochettino troppo. Almeno apriamolo il gioco. Ancora di nuovo per Emis. Due testa gola in due curve. Con le slick nulla da fare. Un peccato per Emis, perché era riuscito a realizzare di nuovo un'altra gara a partita storta, era in quarta posizione, poteva rientrare e tenere la posizione sugli altri. Purtroppo due testa coda fanno sì che Ezio passi in sesta posizione. Gli altri ovviamente sono andati tutti su gomma intermedia. Vedremo se ci sarà la foratura per Emis. Intanto aia, foratura per Emis posteriore sinistra. Oh mamma mia, sì, c'è. Ha fatto tre testa coda su questa gomma, più 22 giri. Anzi, gli aveva dato una gran mano, per carità, aveva premiato il suo restare fuori in pista, così come di Gallians e Dawson. È mancato quell'ulti 3, poiché sarebbe uscito in terza posizione, in quarta posizione. Venuto giù il finimondo, si è bagnata in mezzo giro la pista. Sì, effettivamente ha ragione il buon Fit Flaminio dalla chat. È anche vero che è una 50%, quindi diciamo che i tempi, le tempistiche sono molto, ma molto più più corte. Intanto davanti un secondo di vantaggio di Dawson nei confronti di Gallians, che in questo momento col device che ha ovviamente è un pochettino, poco più avvantaggiato di Dawson, col pad sicuramente in trazione si ha un pochettino più di, come posso dire, di fiducia nei confronti della macchina. È arrivato lungo Dawson, prova subito a entrare Gallians. Ricky Bizzo invece, attenzione, perché sarà molto difficile passare ovviamente per il pilota della Ferrari, che tira una grandissima staccata, è andata a staccare sul cordolo Gallians. Miglior trazione di Dawson, ancora invece esce all'esterno Gallians, che vanno verso curva 5, riesce a passare il pilota della Ferrari. Hanno perso in questo momento un secondo nei confronti di Ricky Bizzo, che ha 3 secondi e 9 nei confronti del 2 di testa, e vediamo se Dawson la lascerà passare così facile. Ma lo ha fatto per il bene del Blu-ray di fine stagione, perché questo va nella top 10, perché si era anche leggermente mosso in frana Dawson verso sinistra per portare Gallians sul cordolo. Molto scomposta la Ferrari di Gallians, anche se è uscita l'ultima curva, l'ha tenuta bene, ecco, l'ha fatta correre, bravissimo in questo frangente. Quindi Gallians riprende la prima posizione, attenzione però, perché continua a uscire di traverso. Si è girato qualcuno, Mati Puzzo è ritornato, meno male che non c'era nessuno che stava transitando di lì, perché la macchina era completamente avulsa dal suo controllo, è ritornata in pista. È diventato sì fantasma, però in queste situazioni è sempre un gran panico. Sta sopraggiungendo Ezio, che sta per venire raggiunto da Naspers in settima posizione a 3 secondi e 2 nei confronti del pilota della Ferrari. Occhio, perché sta avendo un gran passo il pilota dell'Aston Martin, quindi sarebbe probabilmente, se continuano così, una top 5, e se Mati Puzzo non riesce a ritrovare la fiducia che aveva prima nella macchina.
in 22 giri praticamente abbiamo visto l'evoluzione del meteo, che il live timing segnava 30 minuti, quindi forse il live timing ce lo segna sulla distanza di gara al 100% e magari il gioco ovviamente al 50% raddoppia, quindi in teoria del live timing tra 15 minuti dovrebbe smettere di piovere. Potrebbe esserci un cambiamento negli ultimi giri, magari con la pista che si va ad asciugare ma leggermente. E sarebbe thrilling, diciamo, questo finale con Gallians comunque che a 2 secondi e 5 ne ha veramente tanto di più sul bagnato il pilota della Ferrari nei confronti di tutti gli altri, perché sta andando veramente via. Fara in questo momento a 15 secondi e 8 nei confronti di Ricky Bizzo e Dawson, quindi sarebbe giù dal podio. Matti Puzzo in questo momento a 21 secondi Ricky con Bizzo. I 3 secondi Ricky Bizzo. Ricky Bizzo su Dawson, di nuovo come Gallians, Imola Gallians ce la fa di nuovo a prendersi la seconda posizione, due sorpassi subiti da Dawson nello stesso identico modo. Secondo me ha fatto un errore Dawson, perché aveva un secondo e mezzo di vantaggio e si è fatto raggiungere subito. Assolutamente, sicuro ha fatto un errore Dawson in trazione a curva 3, però poi il sorpasso di Ricky Bizzo è stato proprio sputato a quello che aveva fatto il pilota della Ferrari il giro precedente o due giri fa. Vediamo se Ricky Bizzo ne ha per andare a occhio, perché c'è un Aston Martin e Leopardo purtroppo mi era salito il cuore in gola con Naspas, che però purtroppo ha fatto un errore perché era due secondi nei confronti di Ezio, è arrivato lungo a curva 3 e quindi sta ritornando Emis negli scarichi del pilota Aston Martin. Vediamo cosa riuscirà a fare. 3 secondi e 9 di distacco nei confronti di Gallians per il buon Ricky Bizzo, che sta tentando di, in questo momento ci sta riuscendo di fare un altro podio in questo momento in Prime. Bisognerà vedere se magari punterà a un'altra vittoria, che sarebbe la seconda di fila per lui. Sicuramente Gallians non sarà d'accordo, perché vorrà cercare di diminuire il distacco prima della pausa natalizia nei confronti di Faro Cerberus, per tornare più rampante nei confronti proprio del pilota Mercedes, che è leader in questo momento della classifica. Nemmeno in queste condizioni River riesce a far fruttare forse la sua scelta di setup più carico, gira un secondo e mezzo più lento di Gallians. A questo punto credo che fisicamente non si sia ancora ripreso, lo avevo letto malato e che non era riuscito a partecipare ad una maratona proprio per motivi fisici, quindi immagino a questo punto sia ancora febbricitante. Intanto Emis è arrivato su Naspaz, vediamo se il pilota della Williams riuscirà a io non parlo più. Non voglio più parlare, perché nel momento in cui stavo dicendo che poteva esserci un attacco nei confronti del pilota Aston Martin, Emis decide di uscire, diciamo, brillante da curva 3, e stava puntando le barriere, è riuscito a mantenere comunque il controllo della macchina, non avere danni su un Naspaz che in questo momento forse è complice un errore di Ezio, si porta a 2 secondi e 4 nei confronti del pilota della Ferrari. 3-2, 3-3 in questo momento Ricky Bizzo, che esce fuori da curva 4 con una leggera scodata per il pilota dell'Alpine. Un Gallians che là davanti ovviamente cercherà di gestire la situazione, perché ovviamente noi vediamo il distacco che si riduce, ma Gallians in questo momento sta sicuramente pensando che non serve tirare fino all'ultimo giro, ma cercare magari di gestire, mettersi su un passo comodo che vede che riesce a gestire senza fare errori. E quindi vedremo se effettivamente Ricky Bizzo ne avrà di più. Vedo un Gallians molto molto fiducioso questa sera, Raff. Sì, a parte quel contatto purtroppo ovviamente nella quale non ha nessuna colpa, è stato anche molto freddo nel primo stint, perché non è facile rintuzzare gli attacchi di Fara, sapendo anche che qualcun altro da dietro stessero recuperando, perché c'era tutto il gruppo con Ennis, River, insomma, poi il gruppo si è scranato. Lotta che continua tra Naspaz e Davis, purtroppo con un po' di lag da parte di Davis, quindi non preciso in questo suo attacco nei confronti di Naspaz, che a sua volta stava rientrando su Ezio, quindi un po' di bagarre c'è per la sesta, settima ed ottava piazza. Mamma, ha puntato ovunque la macchina di Emis, tranne che sulla... Forse...
forse lag a questo punto. Sì. Come ha fatto? Scusate, ora voglio anch'io il teletrasporto. No, Emis, allora a questo punto forse un errore dettato da quello che stiamo vedendo in questo momento in live non è quello che effettivamente sta succedendo, quindi possiamo stare tranquilli con Emis in questo momento che va al sorpasso nei confronti di Naspaz, che prova a difendersi, invece no, tira la staccata tranquillo il pilota della Aston Martin, figlio forse di quello. Errore di Ezio, e quindi Emis va a prendersi anche la sesta posizione nei confronti di Ezio, che purtroppo ha fatto un errore in trazione. Curva 3, mamma. No, dalla mia visuale ho visto Ezio centrare completamente Emis, come è successo l'anno scorso in DTM. Fortuna il lag di Emis, credo, che ha reso fantasma la Williams di Emis, ma tutto questo ha fatto sì che Naspaz in questo momento è riuscito a ricucire il distacco su Ezio. Soffermiamoci su questa bagarre, perché là davanti sostanzialmente la situazione, forse c'è stato un errore di Dawson che era 2 secondi nei confronti di Ricky Bindo. Grazie Naspaz che passa e coglie la settima posizione come Hikima. Io non voglio più commentare. River per Prati in uscita da curva 5. Erroraccio del pilota della Red Bull. Intanto Dawson, c'è la bandiera gialla perché Dawson ha fatto un altro errore, 6 secondi e 1 nei confronti di Ricky Bizzo. Non credo ci siano danni sulla AS del pilota Dawson. Dell'AS. Non ha segnato nulla, e se si calma a 9-12 secondi in realtà proprio fare anche quello. Si è girato. No, ok, è sempre Leopardo. Scusate, ma quando vedo una bandiera gialla con un pallino verde ho sempre molta paura. Invece è solo Leopardo che fa passare in questo momento River. Dicevi, Rafa? Ah, sì. Ha tempo per calmarsi, dopo sono 8 secondi di vantaggio, più 3 secondi di priorità per Fara. Più potrebbe esserci qualcosa nel post-gara. Vediamo, Gallens insomma potrebbe prendersi lo sfizio più di far dare un avvertimento, ecco, a Fara per quel contatto in vista di un futuro che magari, cioè, non è mai bello, per carità, risolvere le questioni che accadono in pista poi con l'intervento dei giudici, anche perché poi Fara insomma, gli eventi di gara l'hanno arretrato rispetto a Gallens, questo è certo. Assolutamente. E comunque Ricky Bizzo da qualche giro a questa parte è tornato sotto, perché a 2 secondi e 8 nei confronti del pilota della Ferrari gli ha tolto praticamente un secondo da quando avevamo aggiornato la classifica, e vediamo, perché mancano 5 giri, magari una piccola sbavatura del pilota della Ferrari. Intanto Alex Pilotino purtroppo 3 secondi per lui, e vediamo. Siamo con le antenne ritte, come si diceva una volta, e andiamo a gustarci questo finale. Intanto io vi ricordo, non so chi può farlo il Driver of the Day, perfetto, e intanto tra pochissimo arriverà il sondaggio del Driver of the Day per votare il miglior pilota di giornata, ovviamente che è piaciuto a voi tutti dalla chat. Si fa sempre magari verso la fine, perché così almeno vi potete prendere tutte le libertà che volete e gustarvi tutte le manovre dei piloti che ci sono questa sera in pista. Dawson che continua a fare errori, 11 secondi e 1 il distacco da Ricky Bizzo, e Farao Cerberus è praticamente arrivato. Tanto c'è una bandiera gialla, no, è sempre il buon Leopardo che fa strada. Come sarebbe così la classifica, te lo chiedo, buon Raffa? Te lo mando subito in sorpresa. Grazie. Tanto la Ferrari andrebbe a 200 punti nel campionato costruttori,
e seguita dalla Williams a 180, quindi 20 punti di differenza. Invece riduce il distacco Gallians di soli 7 punti nei confronti di Fara, un Gallians che si è sempre detto, diciamo, un pochettino meno veloce rispetto a Emis e a Fara, e invece zitto zitto è comunque sempre finito a podio. Questa potrebbe essere la sua seconda vittoria in campionato. Un Emis che tutto sommato rimane a contatto, perché a 140 punti, quindi sarebbero 17 il distacco da Fara. River 56 punti, iniziano a essere un pochettino tanti a questo punto della stagione. È vero che ne mancano ancora 9 di gare, 8 scusate, però no, poi c'è anche il problema che, insomma, Dr. Musa, Mupip, magari ogni tanto anche Elena, Super Simo, insomma, erano piloti che potevano sottrarre qualche punto ogni tanto. Lo hanno fatto bene nella prima parte di stagione, quelle gare che però hanno potuto correre, poi tra penalità e assenze insomma è un campionato che si avvia essenzialmente a questa lotta quasi a due, se la motivazione di Emis è questa, cioè se il morale più che la motivazione, perché sul bagnato arriveranno altre piste dove pioverà. Sul bagnato Emis, che in qualifica è stato estremamente in difficoltà. Assolutamente, speriamo comunque che riesca a metterci una pezza il pilota della Williams, perché comunque ha sempre mostrato di avere un gran passo. Gallians invece è sempre stato il più costante anche a livello di prestazione, perché a parte qualche ritiro, se non mi sbaglio, forse qualche contatto che l'hanno fatto scivolare in quinta posizione, mi ricordo in Spagna. Gallians ha completato tutte le gare finora, l'unico pilota che ha completato tutte le gare, e quindi si rivela essere il pilota più costante attualmente in griglia. Fara, ci sono state, se non mi sbaglio, 2 assenze per lui e un ritiro, e un ritiro in Spagna. E invece purtroppo ci sono stati parecchi spin, purtroppo, per Emis. E forse lo stesso discorso che facevamo prima per il buon Matti Puzzo, non riesce quasi mai a raccogliere quel che semina, perché avrebbe veramente un passo per starla davanti, lo si è visto ormai da più anni che è un buon passo, però purtroppo c'è questo problema che ne limita le prestazioni. Sta per andare a cominciare il penultimo giro il buon Gallians 34 sulla sua Ferrari numero 34, ovviamente. È una gara condotta molto molto bene, anche un po' aiutato. In realtà è stato bravissimo a rimanere in pista e a gestire le gomme medie in quel momento, perché abbiamo visto che poteva arrivare una foratura dello pneumatico, quello che è successo a Emis con la sua posteriore sinistra. Lui è stato molto bravo, è stato sempre sì. Fara, attenzione, c'è l'attacco di Fara su Dawson, ancora a rischio, puntato col Protasso. Direi che potrebbe anche stare un pochettino più tranquillo il pilota della Mercedes, perché ha sì 3 secondi e quindi dovrebbe passarlo in un giro dal 3 secondi a Dawson. Sarebbe molto molto difficile. È vero anche che i piloti tentano sempre di cercare di guadagnarsi la posizione in pista. Bisognerà vedere anche se Gallians andrà a chiamare i giudici per quello che è successo nei primissimi giri. Dicevo, Gallians va adesso invece a completare l'ultimo giro di una gara condotta magistralmente dal pilota della Ferrari. Sembrava avere subito passo dalle prove, dalle qualifiche. Intanto forse un errorino di Ricky Bizzo, sì, all'ultima curva. Peccato, comunque è una gara straordinaria da parte del pilota dell'Alpine, che arriva dopo la prima vittoria su Formula Italian Team, arriva un secondo posto, e questo sicuramente potrebbe ispirare i più per chissà, magari se fosse arrivato all'inizio della stagione magari sarebbe sicuramente uno dei protagonisti del campionato piloti.
Terzo Dawson, quindi altro debuttante che va a chiudere in questo momento a podio con un Fara un pochettino più nervoso, passatemi il termine, quando ha cercato ad inizio gara di passare l'attuale leader del Gran Premio. È arrivato un contatto tra i due, lui è rotolato, è dovuto andare ai box. Sta arrivando in questo momento Gallians a curva 9, curva 10 arriva la sua seconda vittoria in quest'anno, accorcia e va a meno 7 alla pausa, vince Gallians 34 il Gran Premio d'Austria, una gara come detto magistrale, seconda posizione per l'Alpine di Ricky Bizzo che si va a prendere un altro podio. Sta arrivando Dawson con Fara è praticamente incollato dietro di lui, grandissimo podio anche per il pilota della Haas, come sempre pilota wildcard di quest'anno. Faro Cerberus in quarta posizione, in top 5 sta per arrivare Matti Puzzo con la sua Red Bull. Una gara molto molto difficile per il pilota della Red Bull. Intanto c'è stato uno scambio di posizioni tra Naspaz, no, è River che sta perdendo posizioni, no, è Alex Pilotino. Ah, le penalità credo a questo punto. Sì, aveva avuto sì. Secondi per quel contatto con Naspaz. No, Alex aveva 10 secondi perché aveva tagliato la curva, sì, che era venuta dal contatto con Naspaz, sì, sì. Perfetto. Quindi, quinta posizione per Matti Puzzo, che è arrivato sul traguardo, arriva a sesto, Emis, un pochettino più mesto il suo risultato, ma tutto sommato con le fatiche che ha avuto, comunque è riuscito a completare il Gran Premio, a prendere dei punti, a rimanere sempre nella scia di Pharao Cerberus. In settima posizione Naspaz, grandissima prestazione per il pilota Aston Martin. Vedremo cosa succederà magari nel post gara tra lui e Alex Pilotino per quel contatto. E è un grosso peccato quando succedono queste cose. Raffa, Gallians l'aveva detto, tra virgolette, si era sentito un pochettino intimorito da Fara. Fara ha sbagliato, sembrava non dover succedere questa cosa, ma anche lui è umano, quindi ha sbagliato e Gallians ne ha approfittato. Preparata bene, perché pronto si è sbagliato, che insomma essenzialmente è stato 12 secondi, perché a Dawson è andato in difficoltà, ma ha tenuto il ritmo di Ricky Bizzo sul bagnato, il ritmo di Fara sull'asciutto. Gallians questa sera era pronta a tutto e tutti, quindi davvero complimenti. E sorprende che la Ferrari decida di mandare i propri piloti sul podio con i guanti. Hanno tutti con le mani, Lautaro di Gallians invece aveva ancora i guanti. E bravissimo, è stato anche il casco natalizio che gli ha portato bene. E la copia spiadita di se stessi, sia per Ennis che per River Marathon. Forse primo errore, ma davvero di pochi centimetri, ecco, immagino della frenata di Fara lì alla staccata della 3 per andare a toccare Gallians, pochi centimetri che sono stati un disastro, visto poi il danno, la sosta anticipata, l'altra sosta per poi passare anche lui all'intermedia, quindi è un piccolo errore, ma credo un'inezia sulla stagione di Fara, che comunque finora nella condotta, anche adesso nel finale della lotta con Dawson, ha provato ad arrivare sotto, ma poi negli ultimi giri non si è preso troppi rischi. Solo nella staccata di curva 1 gli è andato molto sotto al pilota Haas, ha capito che non ne valeva la pena e si è accontentato. Campione d'inverno. Molto bene, io direi che andiamo in pubblicità e ci ribecchiamo tra poco con le interviste e magari spoileriamo un pochettino di cose. Entro che arriveranno. Allora, che succede? Abbiamo delle... Okay. Molto bene. Grazie, grazie mille. Dopo le vacanze. Che è successo? Che cosa sta succedendo? Puoi rimanere, Ricky, tranquillo. Calma, siamo ancora in live, Ricky. È bellissimo. Questo è il bello della diretta dei novizi. Andiamo in pubblicità e tra poco torniamo. A tra poco. Amici di Formula Italian Team, sono qui e per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento, ci arrivo. Mi dai un secondino, arrivo.
Dai Luca, non tenerti sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch. Infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo. Ma Luca, sei serio? Allora corro! Corro subito! Ma non scherzare, dei regali, assurdo! Ma chi se ne frega delle Master? Io vi saluto! Ciao ragazzi! E quindi non perdete tempo! Andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento! O iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti! Anche Prime, perché se avete Prime, e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito! Sì, vabbè Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo, ci vediamo su Twitch. Appena provato il simulatore devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico, pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di una percezione della realtà molto efficace. Va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. E oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente, molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente. Le sensazioni di guida sono veramente molto reali. Non mi aspettavo che fosse così divertente, ho trovato la vera sensazione di guidare in pista, soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista, anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi hai la possibilità di muoverti e non è come quando vedi in un monitor che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale. Ci sono, arrivo, eccoci qua! Ciao Don Roberto! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa, ci vuole un qualcosa di forte, bene! Questa è una proposta gioca, state bene attenti! Un prodotto unico, è bello, lo senti, ti dà i brividi, ti dà gioia! Questo prodotto è una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente degli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anti-invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, va bene. Ce n'è una, viene Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte, no babbo,
Non è possibile, no, babbo! E invece sì, respira questa! È chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Di nuovo in diretta, questa volta per il post-gara, il salutino, le interviste con i primi tre classificati in questo decimo round con la Premier League del 2022-2023. Ormai abbiamo i primi tre classificati, ho detto, qui con noi. Iniziamo da Gallians, che si va a prendere la sua seconda vittoria stagionale e, come dicevo, nel mentre che il tuo avatar festeggiava sul podio, questa sera pronto a tutto e tutti, Pagnato, Asciutto, Fara, Ricky, chiunque. Mancava Kaiser questa sera in pista. Sì, sì, beh, Kaiser era il muretto con me, come l'abbiamo rinominato noi, il muretto del pianto, quindi in realtà c'era pure Kaiser, Matt. Alla fine sono partito davanti, ho avuto la fortuna e la bravura di capire subito che dovevo uscire immediatamente in qualifica per avere il tentativo buono. Leopoldo è riuscito ad anticiparmi, che è stato un po' un problema superarlo perché non voleva lasciarmi passare. Ci siamo beccati alla penultima curva, che eravamo un po' uno fuori, l'altro dentro, però poi alla fine sono riuscito a passarlo. Ho fatto il tempo, visto che ho fatto anche un tempo abbastanza più competitivo rispetto agli altri, perché ho provato anche a continuare a spingere dopo, ma non era possibile minimamente migliorarsi, quindi ho avuto la fortuna e bravura di partire davanti, ho avuto la bravura di partire bene e da lì ho spinto dal primo all'ultimo giro senza un minimo di gestione. Sono un po' distrutto perché l'Austria è uno di questi circuiti frullatore dove giri, non è che ti puoi riposare tanto. Molto bene, grazie mille. Secondo posto invece per Ricky Pizzo, quinto, primo, secondo, oggi grande gara, soprattutto il primo stint per la lotta di gruppo, Mati, Dawson, Fara, che alzerà lì davanti a cercare di agguantarlo nel finale. Bella la strategia, immagino concordata poi con Ernesto. Allora, si gioca sempre per vincere. Questo è sicuro. Diciamo che è stata una strategia azzardata, perché beh, la qualifica tanto di cappello a Gallians è uscito subito, e quando siamo usciti io e Fara la pista era totalmente, cioè, era tipo un secondo e sei ci ha dato sul giro veloce, quindi siamo usciti troppo tardi, ma perché in realtà stavamo aspettando valutare un pochettino, di fare una chiacchierata con Mr. X, e nel frattempo la pioggia è aumentata. Poi, per carità, dato che la gara era 36 giri, anche partire terzo comunque non mi dispiaceva, il passo gara c'era. Diciamo che ho trovato un po' difficoltà con le gialle, ma perché c'era già la pressione delle gomme impostata per il bagnato, e è stata un po' azzardata, ma mi sono fidato, ho voluto fidarmi di Mr. X, dove mi ha detto rientra e rimetti di nuovo le altre gialle nuove. E peccato perché sono stati bastavano tre giri in più e avevo ripreso tutto il gruppo, e invece ha iniziato a gocciolare e quindi siamo rientrati tutti per mettere le intermedie. Poi sul passo delle intermedie lì per andare a prendere 3 secondi e mezzo a Gallians dovevi rischiare quel qualcosina in più. Molte volte è più saggio dire alzo il piede, mi tengo la seconda posizione, che rischiare di andare a fare danni. Anzi, l'ho rischiata, perché a un certo punto sono andato a funghi, ho detto ok, va bene così, alzo il piede, mi tengo la seconda posizione, che non facendo parte ancora del campionato, però sono punti comunque positivi, ecco. Molto bene, grazie mille. Terzo posto poi per Dawson al primo podio, e finalmente, soprattutto anche nel tuo caso, nella prima parte di gara,
con il ritmo per stare nella top 5. Nelle precedenti ti avevamo visto appena fuori dai primi 5, questa sera forse solo sul bagnato, un po' di caos ogni tanto in trazione. No, ringrazio tutti, mi sono divertito tanto, anche perché sono riuscito, come dicevi, a rimanere con i primi. E sono un po' sorpreso anche perché non pensavo mi venisse così bene questa pista, e anche quando ero terzo dietro a Fara e Gallians non volevo disturbarli, ovviamente, visto che si giocano il campionato. Poi ho visto che si sono toccati e dopo, insomma, ne ho approfittato. E niente, no, ringrazio tutti, anche la stufetta che mi tiene caldo, la Turbo Bagno, senza di lei non si può fare nulla. E niente, dai, sono stati gli ultimi 12 giri, sono stati i più lunghi della mia vita, perché non è che avevo un gran passo sul bagnato, facevo un po' fatica, però insomma, bel podio, sono contento. Molto bene, grazie mille. E Dawson, questo nickname da dove arriva? Di solito con quelli che non sono palesi sul nome e cognome ci togliamo questo ospizio, se si può. No, un mio amico, quando ho acquistato la PlayStation, in quel periodo mi chiamava Dawson per il mio cognome, per un po' matto. Allora eravamo lì insieme, abbiamo detto vabbè, dai, via Dawson. Va bene, grazie mille. Nessuna storia scabrosa particolare. E le troveremo qualcosa, con qualche collegamento si troverà comunque. Gallians, seconda vittoria stagionale, due come Reiel, almeno per quanto riguarda ovviamente la categoria Prime League, quindi seconda vittoria in Prime come Reiel ed Advance, ma soprattutto sesto podio stagionale, così come tanti altri in Prime, ma in particolar modo così come Fara al sesto podio in questa stagione. E siamo a meno 7, si va in pausa natalizia con meno 7, non fa così freddo. Non fa così freddo, però io rimango della mia idea. Prima di oggi la media in gara di Fara è stata impressionante. Ho guardato l'altro giorno la classifica e la sua media di posizione finale era primo 1,17. E anche oggi, se non avesse fatto quell'errore in curva 3 nei miei confronti, ce l'avrebbe fatta, immagino, a portarsi a casa l'ennesima vittoria della stagione. Quindi oggi l'obiettivo era il terzo posto, era arrivare dietro a lui e dietro a Ricky. Ricky l'ho battuto perché ha fatto una strategia dove alla fine non ha guadagnato, e Fara appunto ha fatto quell'errore lì. Quindi la risposta è sempre la stessa: se Fara decide che ci deve essere lotta, allora io sono lì e non mollerò fino all'ultima gara. Se Fara decide che non c'è lotta, io posso fare il massimo, ma può anche non bastare, anzi, difficilmente basterà. Molto bene, grazie mille Ricky. Pausa natalizia, ci sarà qualche gara amichevole, la Pandoro, qualche evento sul Rocket, poi dopo Longa ci illustrerà bene tutto. Però virtual, diciamo con la mente, prossima gara della Prime sarà in Ungheria. Tutta la pausa natalizia a Pandoro, Panettone, in Ungheria, oppure... Ma no, dai, c'è martedì, ci pensiamo martedì della settimana della gara. Guarda, sinceramente inizierò a girare, ma per curiosità mia, perché non è una pista proprio zero, cioè l'Ungheria zero. Quindi dovrò proprio girare tantissimo, però vabbè, alla fine dispiace per questa gara, però ho visto che comunque riesco a stare al passo, quindi anche in Ungheria ci sarà una bella lotta. Molto bene, grazie mille. Ma si parte da lunedì. Va bene, dove sono anche per te prospettive in quel dell'Ungheria, anche se come pista magari non sarà, ecco, così comoda per i sorpassi, però si guida, dai, diverte. Esperienza zero, va bene, dai. Va bene, grazie mille. E Gallians, Ungheria, sicuramente meglio dell'anno scorso andrà, cioè deve andare proprio male. Si spera. Dicevo, peggio non può andare. No, adesso vediamo se correrò in Brasile domenica nella sfida contro i brasiliani, non so ancora se correrò oppure no, o meglio, io vorrei correre, però chiaramente se ci sarà qualcuno più veloce di me correrà qualcun altro, altrimenti sarò felice di partecipare. E poi
Vedremo, vedremo. Di sicuro proverò. Non so dirti quanto, comunque sono una persona abbastanza impegnata, a parte il Formula Italian Team. So che mi vedete spesso, ma ve lo assicuro, sono molto impegnato nella mia vita privata. E Ungheria non è mai stata una pista a me favorevole. L'anno scorso ne è stato l'esempio, per quanto non sia stata colpa mia al ritiro. Cercheremo di farmela diventare un pochino più amica. E comunque volevo fare i complimenti, vabbè, chiaramente a Riccardo, ma i suoi glieli faccio sempre. Tanti complimenti a Gianluca, perché non mi aspettavo che sarebbe arrivato così velocemente al top. Ho capito che di talento ne aveva e che sarebbe arrivato, ma già alla seconda terza gara arrivare sul podio non è da tutti, anzi. Quindi, grazie, aspettato. Grazie. Molto bene, per i brasiliani, dei ragazzi del Liga, domenica hai portato il punticino a Monza, hai visto? Tu prendi il punticino e poi lasci fare agli altri della Master, diceva. Io il mio l'ho fatto. E quindi... Guarda che se non fosse stato per un paio di errori potevo anche giocarmela per i due punticini contro un certo Hiroshi, però alla fine ho fatto qualche errorino di troppo. E... Cosa facciamo la gara tra in casa, ma su via, allora. Vabbè, anche Giovi e Daniele si sono menati, quindi... Gli unici che si tiravano i brasiliani, in effetti. Doc, con il sondaggio hai i risultati? Ma io non l'ho visto il sondaggio. Ho visto io il 100% delle preferenze per Gallians. Che cos'è sta storia? Beh, un plebiscito. Perché non ha messo un Aspaz da votare, Badolato. Giustamente. Va bene, Doc, prossimi appuntamenti? Allora, prossimi appuntamenti, beh, c'è la Pandoro Race, che è da non incorniciare di più, perché ormai è diventata una tradizione la corsa, che si terrà ovviamente il 23 dicembre, quindi l'antivigilia di Natale. Non si va a fare i regali che sono rimasti da completare, ma si gira su Formula Italian Team e vedremo cosa ci riserverà quest'anno lo staff. L'anno scorso, se non mi sbaglio, c'erano le F2, Raffa, non vorrei sbagliarmi. Auto multigiocatore? No. Sì, sì, prego, no. Auto multigiocatore con le tre piste nuove, Jedi. Ah, no, ok. No, pensavo che quest'anno c'erano. Non ci sono più le storiche, purtroppo è quello il problema. Mannaggia. Io mi ricordo la Easter Egg Race, perché noi la facciamo praticamente la Pandoro Race, però di Pasqua, dove usammo addirittura la McLaren del 79, se non mi sbaglio, 6 del 76, poi la Lotus di Senna, ovviamente, e per ultima la Ferrari di Gilles Villeneuve, quindi in Bahrain. Quella è stata veramente bella. Comunque rimanete sintonizzati per sapere le novità che ci saranno sulla Pandoro Race. Domenica, ovviamente, tutti quanti sintonizzati sul canale YouTube dei Liga Online F1, ci sarà la seconda amichevole, chiamiamola così, amichevole, ammiccate, contro ovviamente Liga Online F1 Forum Brasiliano. Anche questa praticamente è diventata una tradizione, fare campionati, fare comunque amichevoli, scambi, chiamateli come volete, con forum di altri paesi. Si è corso a Monza la domenica scorsa, questa volta si corre a San Paolo, quindi a casa loro. Speriamo di finire come finì Vettel a Silverstone nel 2018, con una bella vittoria. Vedremo chi correrà, ci sono dei piloti ufficiali, ma ovviamente come sempre si dà spazio alla prestazione. Lunedì c'è gara 3 di GT7, del campionato di GT7, quindi anche qua Formula Italian Team è presente, quindi non si ferma i campionati, il nostro forum, quindi continuate a seguirci su tutti i social, eccetera, eccetera. Il giovedì, mi raccomando, il giovedì alle 21.30 c'è qualcosina che si sta mettendo in piedi per Dirt Rally 2.0, quindi se siete
volenterosi di cimentarvi in un altro gioco The Master, ma sullo sterrato, vi invito caldamente a venire il giovedì sera. Ovviamente, purtroppo, essendo un gioco del 2019, non era stato fatto molto molto bene per quanto riguarda lo spazio delle lobby, perché sono 8 i piloti che possono entrare al massimo del lobby. Ovviamente se si è di più si fanno 3, 4, 5 lobby, dipende da quanti siamo. Quindi se volete anche lì rimanete sintonizzati sul sito. Per quanto riguarda l'altro, niente, rimaniamo tutti contenti e ci rivediamo in Ungheria per la Prime e invece per Spielberg e di tutte le altre categorie. Perfetto, elenco preciso, puntiglioso, benissimo. Anche la chat con Badolato e Ernesto hanno ricordato tutti i vari appuntamenti. Allora direi che siamo in conclusione. Grazie a tutti, salutone di buone feste in generale. Poi chi ci rivediamo per la Pandora o i vari eventi, ci rivediamo. Se no, buone feste a te, famiglia. Ciao a te, famiglia. A te, famiglia. A te, famiglia. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buonanotte. Ciao.